Suoi ex compagni. Oggi un tempo forse la scegliere una scuola del settore agricolo o agrario era una scelta di pochi. Oggi ha visto che c'è stato un boom di iscrizioni. Per cui le chiedo, signor Ministro, com'è questa scelta? Una scelta che può portare verso un futuro? Il nostro slogan è avanti e dietro futuro non problema, faccio il video. Noi stiamo seminando bene il futuro di questi ragazzi. E poi mi permetta l'ultima domanda, è doveroso un interrogo. Sì. È doveroso un. Grazie, faccia le domande. Per cui un futuro ben seminato è il nostro slogan che lei vede, che noi predichiamo da tanto, per cui ci dia un'indicazione anche a noi insegnanti e a questi ragazzi che cosa aspetta loro, questa agricoltura li porterà da qualche parte. E poi, perdoni, la vicinanza del 2015 con il tema dell'Expo, che cosa ci può dire su questo riferimento? A lei la parola e poi le grazie. Metto il voto. Grazie, grazie dell'invito. Grazie a tutti quelli che hanno lavorato intensamente in questi anni per la buona riuscita di questo progetto, veramente un grazie di cuore, lo faccio in maniera non scontata, perché secondo me il primo messaggio forte di questo momento è il primo valore che vorrei mettere in evidenza è la potenza di una iniziativa che si insedia sul territorio e sta sul fronte della formazione e dell'educazione. In un tempo come questo non è certo semplice immaginare di lavorare ad un progetto educativo e di insediare una scuola non solo fisicamente, anche proprio dal punto di vista delle relazioni territoriali, delle cose che devi mettere insieme per farla partire, delle esperienze che devi far maturare. A me questa sembra la prima vera impresa che voi avete fatto e vi ringrazio per questo sforzo, perché non è un fatto banale. Dentro questo sforzo c'è tutto il sapore e il segno di una voglia di futuro, no? Di prospettiva. Ha ragione lei a dire c'è stato un tempo in cui sulla vicenda, diciamo, sull'esperienza agricola, agroalimentare, si chiudevano i cancelli e si metteva il cartello fine. Chi è entrato, ad esempio, nelle scuole di formazione del settore, negli istituti tecnici agrari negli anni 90, si ricorderà che eravamo un po' gli zimbelli del villaggio, no? Quasi a dire, vabbè, ma tu vai a studiare all'agraria, un settore che non c'è più. Oggi è cambiato il mondo. Oggi sull'esperienza agricola italiana, ma non solo, c'è un interesse, si è attivato un lavoro e c'è una prospettiva che altri settori non hanno. Do solo un dato, il 95% dei ragazzi che escono dalle università, dalle facoltà di agraria, trovano lavoro in meno di un anno. E se voi andate a vedere le classifiche anche dei redditi e quindi degli stipendi che questi ragazzi prendono, se il laureato in agraria è in Champions League, il laureato in giurisprudenza fa molta fatica. Oggi, quest'anno, proprio lunedì scorso con l'inizio dell'anno scolastico, abbiamo visto i numeri del boom, ad esempio, di iscrizione agli istituti professionali agrari, agli istituti tecnici agrari. Stiamo parlando di più del 20% di iscrizioni anno per anno, il trend è sempre così, è un trend in crescita. Quindi noi stiamo ragionando di un rapporto tra formazione, educazione e settore primario, che è uno dei nodi cruciali della vicenda italiana da qui ai prossimi anni. Non c'è settore come il settore agroalimentare dove noi possiamo trovare semi di futuro per l'Italia. È un pezzo di nuova economia che si deve costruire e robustire, che ha i suoi problemi, perché io che faccio l'onore e l'onere di fare questo lavoro in questo tempo, so bene che non possiamo solo raccontare un'agricoltura bucolica che sta bene, sorride, no, c'è la fatica di un lavoro pesante e anche un passaggio economico non semplice, però c'è veramente futuro dentro questa storia e la dimostrazione
più lampante ci viene data proprio dai ragazzi che tornano ad investire su percorsi formativi che incrociano questo settore. Qual è per me la sfida dell'Italia? In questo c'entra il lavoro che fate voi. Non far vivere il settore agricolo con un settore, fatemela dire così, rifugio. Nel tempo della crisi, chi non trova lavoro in fabbrica o in altre situazioni si rifugia nel settore primario. La nostra sfida è dimostrare che questo non è un settore rifugio, che questo è un settore di prospettive di futuro, dove tu puoi fare impresa, dove tu puoi avere un reddito, puoi costruirti una carriera professionale, un'ambizione, una storia competitiva, nel senso proprio di una esperienza che ti fa crescere, maturare, che genera anche quelle ovviamente fondamentali ragioni economiche per cui non sei sempre disperato a cercare all'ultimo giorno la cosa che ti può portare a fine mese, ma appunto hai da costruire, far maturare una tua esperienza professionale. In tante parti della Lombardia e in tante parti del paese le esperienze di imprenditorialità giovanile più interessanti e più straordinarie le abbiamo proprio nel settore agricolo e agroalimentare. Lo andate a vedere, ci sono imprese condotte da giovani che fanno innovazione straordinaria nel settore agricolo e agroalimentare, le cose più belle le abbiamo noi. Quindi per me la sfida principale è raccontare concretamente, aiutare concretamente gli sforzi di quelli che vogliono veramente investire su questo settore come settore di prospettiva. Non ci sto a raccontare un settore agricolo appunto che diventa solo un settore rifugio perché ci sono le nubi e ha da passare nottata, come direbbe qualche amico del sindaco di Caravaggio. Nel senso che penso veramente che qui ci sia un pezzo del futuro dell'economia italiana. Abbiamo davanti delle sfide enormi, le dico in tre battute, gli studenti credo che mi capiscano, ma anche gli altri, penso che siano tre fattori su cui lavorare. Il settore agricolo ha bisogno di riorganizzarsi dal punto di vista proprio della sua dinamica organizzativa. Noi abbiamo ancora degli sforzi enormi da fare aggregando di più le imprese e facendo di più squadra. Abbiamo un tessuto di piccole imprese che sono la nostra forza, ma queste piccole imprese quando non trovano fattori comuni di attività si indeboliscono. Noi abbiamo delle esperienze straordinarie di piccole imprese che vanno nel mondo, rimanendo piccoli ma non nane. Cito sempre il caso delle aziende del Trentino che con l'esperienza incredibile della coltivazione di mele sono rimaste piccole ma sono diventate giganti, esportano in tutto il mondo, fanno numeri impressionanti, sono rimaste lì nel loro territorio, piccole, ma hanno avuto anche la capacità di guardarsi in faccia e di costruire grande cooperazione, grande attività di collaborazione. È il salto di qualità che deve fare tutta l'impresa agricola italiana, perché è solo così che tu reggi il colpo. Quindi prima questione, veramente lavorare sull'organizzazione di impresa, uscendo un po' anche dai nostri orticelli. Secondo tema, lavorare sulla questione reddituale. Ancora oggi il lavoro agricolo italiano è inferiore del 25% al lavoro agricolo francese o tedesco. Fin tanto che non risolviamo una parte di questa questione, noi non riusciremo a dare piena prospettiva anche economica, lavorativa, professionale a tanti che guardano a questo settore come un settore fondamentale. La terza questione è quella che viene raccontata anche dal vostro sforzo, cioè la questione generazionale. Noi abbiamo ancora purtroppo un tasso di presenza di giovani in campo agricolo troppo basso rispetto alle medie europee. Abbiamo avuto in questi anni una grandissima attenzione che dobbiamo sfruttare, è la scia che dobbiamo prendere, ma dobbiamo sapere che dobbiamo ancora lavorare un sacco. Questa è la ragione per la quale, ad esempio, noi dal governo le prime cose che abbiamo fatto
in questi 5-6 mesi sul tema agricolo è stato proprio quello di incrociare la questione generazionale. Se voi andate a vedere le misure che abbiamo preso per incentivare la possibilità che i ragazzi possano scommettere sull'impresa agricola, avendo un po' di dotazioni finanziarie, avendo qualche strumento dedicato per poter fare la cosa che prima ci veniva raccontata bene, questo per me è un tema fondamentale. Quindi organizzazione, reddito e generazione sono le tre grandi partite che si gioca l'agricoltura italiana da qui ai prossimi mesi. Expo è un'occasione per discutere di tutto questo. Guardate, io lo dico sempre in tutte le occasioni, e vi ringrazio della domanda, non si pensi all'esposizione universale solo come a una fiera in un sito espositivo a qualche chilometro da qui per 6 mesi. Tanto dobbiamo ricordarci che l'esposizione universale è una grande piazza di confronto tra governi su un grande tema: nutrire il pianeta, energia per la vita. La grande questione alimentare che diventerà sempre di più un grande tema geopolitico. Le guerre, le intese, le diplomazie, i bracci di ferro si misureranno sempre di più nel mondo sul grande tema dell'accaparramento delle materie prime dentro la questione alimentare, la sostenibilità di modelli di sviluppo che hanno innanzitutto un primo grande tema: come garantire cibo sano, sicuro, sufficiente per le popolazioni di questo mondo che cresceranno sempre di più. Questa è la questione che discute Expo. E quindi noi Italia, che siamo i promotori di questo sforzo, dobbiamo essere all'altezza di questa discussione, anche nei territori, anche, mi permetto di dire, nelle occasioni che avrete in questa scuola per discutere di quell'appuntamento. Il grande tema è come noi contribuiamo a sviluppare questa discussione, sapendo che l'Italia ha una caratteristica, ha caratteristiche eccezionali dentro questa discussione. Non ha il fisico di alcuni grandi paesi emergenti che sulle quantità fanno la differenza. Pensate che solo l'India porta nel suo sistema agricolo ogni anno 80 milioni di persone, cioè praticamente l'Italia ogni anno in India entra. Siamo alle quantità, la partita è già finita. India, Stati Uniti, Brasile, Cina. Se stiamo alle qualità, noi giochiamo una partita cruciale. Ora, il grande tema dell'Italia è connettere questa grande esperienza di qualità al mercato, perché la qualità da sola non basta, può diventare persino un museo, cioè sono piccolo, sono bello, mi guardi come se fossi in cristalleria. Io penso che questo non sia il nostro passo, anche perché non ce lo possiamo permettere. Se ci siamo detti che un pezzo dell'economia di questo paese sempre più dovrà essere alimentato da questa esperienza, noi non possiamo fare quelli che rimangono piccoli e belli. Siamo piccoli, probabilmente sì, siamo qualitativamente forti perché abbiamo un patrimonio straordinario, dobbiamo scommettere su alcuni progetti di innovazione, dobbiamo fare quel salto di qualità che richiamavo prima. Expo ci deve servire a fare questo lavoro qui, che è innanzitutto un lavoro, permettetemi di dirlo così, cioè un cambio di mentalità prima ancora che un fatto. Cioè l'Italia riuscirà a vincere la sfida di Expo se userà Expo per fare in ogni luogo, e quindi anche in questa scuola, questo salto di mentalità. Non pensarsi dentro un orizzonte basso, piatto, stretto, ma guardare al mondo e vedere che, ad esempio, attorno a questa questione, la questione alimentare globale, c'è un pezzo di futuro del paese. Allora, se in ogni situazione noi riusciremo a fare questo lavoro, mettendoci su davvero un lavoro di formazione, di professionalizzazione, di relazioni lunghe, perché stare nel territorio non vuol dire certo rinchiudersi, vuol dire anche qui in questa scuola guardare il mondo, l'Europa, le nuove dinamiche, i fattori emergenti che comunque si scaricheranno anche su quell'impresa di Casirate. Ti piaccia o no, arriveranno anche alle porte di quell'impresa, entrano tutti i giorni, più di tante nostre parole questi elementi. Allora io credo che se facciamo questo mestiere usando Expo come leva temporale
per fare tutti insieme questo discorso, sono convinto che una delle eredità fondamentali di Expo sarà generata proprio dal fatto che in ogni territorio noi avremo fatto un passo in avanti nel modo con cui pensiamo a noi stessi da qui ai prossimi anni. Questa è la vera leva mobilitante di una esposizione universale che ha quel grande tema. L'ho fatta troppo lunga, però mi appassiona questa cosa perché penso che solo così noi capiamo il valore che hanno alcune occasioni. Vi ringrazio veramente di cuore dell'invito, vi auguro buon lavoro, sappiate che per come possiamo noi ci siamo. Aver incrociato formazione, settore agricolo e soprattutto, fatemi dire, aver titolato scuola per lavorare sull'agroalimentare fa la differenza. Scuola per lavorare sull'agroalimentare, nell'agroalimentare, vuol dire legare anche un concetto non banale di questi tempi. Studio per poi lavorare, e Dio solo sa quanto abbiamo bisogno di lavoro. Buon lavoro a tutti. Signor Ministro, grazie delle sue parole, faremo tesoro di quello che lei ci ha detto. Solo per chiudere, mi ricordo di un ragazzo durante un incontro che mi disse: cosa vuoi fare da grande? Io voglio fare il contadino, voglio lavorare nel mio campo, per cui porteremo avanti questo discorso, e la sfida dell'Expo sarà non soltanto partecipare a un grosso evento, ma portare poi l'Expo all'interno delle scuole e in tutti i territori, per cui questo noi ce lo poniamo come obiettivo, invitandolo naturalmente a trovarci per vedere come stiamo procedendo. C'è il Presidente Formento che la voleva omaggiare di un simbolo della Cassa Rurale di Caravaggio. Grazie. Che è meno grande. Grazie della sua presenza e anche del discorso fatto. Grazie. Grazie. Permettetemi, mentre chiedo.